Architetto Giorgio Barbagallo, siamo qui con il prototipo della Barbagallo X01, quando la mobilità sostenibile è davvero a portata di mano. Sì, l'X01 sostanzialmente è un veicolo rivoluzionario perché mette insieme il comfort, la sicurezza, l'affidabilità di una automobilina con la libertà della bicicletta pedalata assistita e la, anche l'aspetto, diciamo, burocratico legislativo, in quanto essendo omologata come velocipede non è soggetta ad assicurazione, a bollo, a targa e tutte quelle cose che invece hanno a che vedere con l'utilizzo dell'automobile. Quando è nata l'idea, architetto Barbagallo, di questo prototipo? L'idea, sostanzialmente, io come tesi di laurea avevo già progettato un piccolo veicolo elettrico a due posti quando ancora non esisteva neanche la Smart. Poi però ho fatto l'architetto qualche anno fa, avendo provato una bicicletta pedalata assistita, mi sono accorto dei vantaggi, della possibilità, pedalando, che si accendeva questo piccolo motore elettrico, però visto che comunque era scomoda perché era su un sellino, era instabile perché avevo due ruote, avevo un cestino piccolo per cui non potevo mettere bagaglio e soprattutto era scoperta, quindi se pioveva mi bagnavo. Da un punto di vista sicuramente produttivo, proviamo a spiegare come si sviluppa. Chi volesse mai acquistare una Barbagallo X01, come deve fare e come procede il tutto? Allora, attualmente noi abbiamo messo il progetto su Indiegogo, che è la seconda piattaforma di crowdfunding al mondo, dove attraverso un link che è postato nelle opportune sede, per esempio anche sul sito barbagallobikecars.com, vi si può accedere e si può anche preordinare con uno sconto anche del 30%. In conclusione, la Barbagallo X01 sta riscuotendo grande successo, paradossalmente soprattutto all'estero, anche da un punto di vista squisitamente proprio mediatico e di seguito. Sì, già sono usciti articoli, diciamo, su internet in tutto il mondo, in cinese, in afghano, in pakistano, in giapponese. Il boom, diciamo, che è stato dopo la presentazione a Canale 5 su Tusik e Vales, dopo il grande successo, lì si è pensato di provare a metterla in produzione. E tramite questo nostro piccolo atelier vogliamo fare dei pezzi speciali per gente speciale.